Il recente intervento nella nostra centralissima Piazza della Repubblica mi ha dato modo di riflettere e di pensare a cosa significhi oggi riqualificare un monumento, una piazza, in un luogo storico, in una città storica come Ferrara. Ecco, la prima cosa che mi è venuta in mente è proprio insita nel significato stesso di riqualificare. Riqualificare significa recuperare un'identità che sicuramente si era persa, come nel caso di Piazza della Repubblica. Riqualificare non significa solo intervenire con degli interventi che possano ripristinare una cinta muraria, possano ripristinare una fontana, possano ripristinare un marciapiede. No, credo che riqualificare, nella sua accezione più autentica, debba significare un qualcosa di più elevato, ossia il recupero di una identità, il recupero di una identità, di un'identità di una città che si era sicuramente andata a perdere. Ecco, in questo caso, questo è un caso emblematico. Piazza della Repubblica all'ombra del nostro castello Estense, una piazza che un tempo era occupata dalla beccheria e che solo, diciamo, nel dopoguerra ha ottenuto e ha avuto la fisionomia a noi conosciuta. È un luogo centralissimo, all'ombra del castello, come dicevo, che era stato lasciato abbandonato. La fontana era stata interrata con delle erbacce e naturalmente il brutto accompagna il brutto e era sicuramente anche mal frequentata. Uno dei miei primi obiettivi, quando ho avuto l'onore di essere nominato di essere delegato ai lavori pubblici, è stato quello di riqualificare questa piazza, non tanto per motivi personali, anche se devo ammettere ci sono, ho abitato per molti anni poco distante da Piazza della Repubblica, era il luogo dove andavo a giocare da bambino, ma questo conta fino a un certo punto. Pensato che non dovevamo consentire che il degrado aumentasse in una zona così centrale, in una zona così bella. Ecco che quindi l'intervento di riqualificazione della fontana, del monumento della fontana, l'intervento di riqualificazione della zona che circonda la fontana è sì un intervento di lavoro pubblico, ma è sicuramente un intervento che a mio parere contrassegna un recupero della nostra identità. Una nostra identità che recuperando questo luogo andiamo a mettere in relazione con tutto quello che c'è vicino. Prima, se ci pensiamo bene, Piazza della Repubblica era come un buco nero, era come un vuoto intorno a un monumento visitatissimo come il castello, vicino alla cattedrale, vicino ad altri luoghi sacri del turismo e della nostra cultura, della nostra storia, della nostra architettura. Con la riqualificazione credo che abbiamo compiuto questo passo ulteriore di recupero di un'identità e abbiamo rimesso in rete, abbiamo rimesso in collegamento questo luogo con tutto il resto. Un ulteriore elemento di valutazione è quello di vedere come a volte sia difficile, ma come credo in questo caso sia stato un tentativo riuscito, quello di attualizzare un qualcosa che non è stato creato nei giorni nostri, un qualcosa che non è stato realizzato nei giorni nostri, quindi una piazza che era una beccheria, poi la beccheria è stata smantellata, poi c'era al posto della fontana precedentemente una statua, poi infine la fontana, poi infine la fontana interrata. Ecco, credo che il tentativo riuscito sia stato anche quello di attualizzare questo luogo, ricreando quell'atmosfera che sicuramente c'era 50, 60, 70 anni fa, di piccolo giardino quasi all'inglese, con la possibilità di trascorrere, di leggere un giornale seduto su queste bellissime sedute che circondano il monumento, oppure di camminare all'ombra degli alberi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Oggi la piazza è ben frequentata, oggi la piazza è un luogo vivo, animato, speriamo presto, dalla vivacità dei ristoranti e dei bar che apparecchiano i tavoli intorno alla fontana e intorno all'anello. Un intervento che, diciamo, è andato incontro a un'esigenza, naturalmente non solo mia, ma che era sentita,
c'è la chiesa di San Giuliano vicino, la chiesa dei giornalisti che speriamo di poter vedere riaperta da poco. È un intervento comunque che ha avuto durato circa 4 mesi, che ha comportato anche un costo sui 150.000 euro per il comune di Ferrara, ma sicuramente sono stati denari spesi bene. Piazza della Repubblica è tornato a essere un luogo vivo, è tornato a essere un luogo nostro, è tornato a essere un luogo del nostro cuore, della nostra anima, della nostra vita di tutti i giorni di ferraresi che amiamo la nostra città. E ringrazio di questa visita, che chiaramente onora la mia ascendenza da parte Avogadri, in quanto è stata costruita, o meglio ricostruita, da un mio avo, a proprie spese. Chi era questo mio avo? Era Galeotto degli Avogadri. Galeotto non significava detenuto, ma era l'italianizzazione del nome di un componente della tavola rotonda, Sir Galahad. Ecco. Quindi questo, siccome la cosa è avvenuta, probabilmente lui sarà nato ai primi, alla fine del 300, quindi questa denominazione sua smentisce il fatto che corre voce che l'Ariosto sia stato quello che ha portato, che ha inventato a Ferrari poemi epici, ma esistevano già in precedenza. Ecco. Allora, questo mio avo era il protocamerlengo del marchese Niccolò III d'Este, quindi praticamente il primo ministro del signore di Ferrara. E come dicevo prima, a proprie spese ha voluto costruire la chiesa che inizialmente non era posizionata in quel luogo, ma era più verso la cattedrale. E nel 1385, dopo la rivolta di carattere fiscale, finanziario, eccetera, gli estensi, dopo questa rivolta, col linciaggio di Tommasino da Tortona, hanno pensato che il Palazzo Ducale non fosse sufficientemente protettivo per la corte. Quindi hanno fatto abbattere tutto quello che si trovava in una certa posizione, e fra queste cose anche la chiesa di San Giuliano. Quindi sono cominciati i lavori, che sono durati 16 mesi, per la costruzione del castello, quindi la fossa, i muri, eccetera, e come dicevo un attimo fa, anche la chiesa è stata sacrificata. Allora, siccome esisteva un debito di riconoscenza fra la famiglia Avogadri e gli estensi, questo mio avo non voleva essere da meno. Alcuni libri portano il fatto che la chiesa venne costruita da questo mio avo, Pietro Buono Avogadri o Avogadri, per un voto esaudito. Invece, per conto mio, siccome a me piace analizzare la storia, credo che fosse a pareggio di un favore ricevuto dalla famiglia Avogadri e dagli estensi. E il favore qual era? Ai primi del 300, Ferrara, esattamente l'8 febbraio del 1333, Ferrara è stata cinta d'assedio
da un'armata formidabile formata dalle truppe papaline, dalle truppe francesi e da quelle dei signorotti della Romagna, vale a dire gli Ordelaffi di Forlì, i da Polenta di Ravenna, e i signori di Lugo e naturalmente gli estensi hanno chiesto aiuto agli scaligeri, i quali hanno mandato un contingente di cavalieri comandati da un mio avo e di conseguenza avo anche di Pietro Buono, di Galeotto degli Avogadri, il quale, dopo una grandissima battaglia che gli storici indicavano come maximum prelium, quindi grande combattimento, hanno vinto questo esercito poderoso, anche con delle battaglie navali combattute su Po di Primaero. Tra l'altro, questi combattimenti venivano citati con orgoglio anche sulle pietre tombali, perché Niccolò Dalla Tavola, la tomba di Niccolò Dalla Tavola nella chiesa di Sant'Andrea e di Duccio Gruamonti, Duccio Gruamonti nella chiesa di San Paolo. Ho citato questi due nomi perché erano famiglie molto importanti. Tra l'altro poi, per poter costruire il castello, vennero abbattute anche le case della famiglia Gruamonti, che si trovavano posizionate in quel luogo. Così. Allora, la famiglia Avogadri ha origini antichissime del pre-1000, famiglia di origine tedesca, anzi sassone, che venne in Italia all'epoca della lotta per le investiture, vale a dire il dualismo fra Arduino e Arduino di Ivrea e Berengario. Allora, per meriti a questo personaggio che si chiamava Tiso, Tiso era un nome proprio ricorrente nella famiglia che fa riferimento alla famiglia dei miei avi. Allora, come premio, lui ricevette dall'imperatore il feudo di Campo San Piero, nel Padovano, e da quel momento la famiglia si è chiamata Campo San Piero. L'indole era di grandi e valorosi combattenti. Tant'è vero che un discendente di questo Tiso venne soprannominato per il suo valore no, allora, il nome proprio era Vinciguerra e per il suo valore venne soprannominato Tempesta, per cui la sua discendenza assorbì, accantonò il cognome Campo San Piero, ma assorbì il cognome Tempesta. I Tempesta divennero gli avogari o gli avvocati della chiesa di Treviso. Allora, cos'era la carica di avvocato? Era un personaggio che apparteneva alla famiglia più importante del posto, che si occupava di quello che il vescovo conte non poteva espletare, per cui
il potere amministrativo, penale e militare. Quindi questo vinciguerra ebbe dei figli, ovviamente, e fra questi anche, anche quello che combatté, che si chiamava Guecello, combatté nel 1333 contro gli assalitori della città di Ferrara. Per cui gli Estensi, coi quali lui era imparentato perché sua moglie era Caterina Maltraversi dei Conti di Lozzo, mostrarono una grande gratitudine nei suoi confronti. Lui morì nel 1336 e i suoi figli entrarono in contrasto con gli Scaligeri. Gli Estensi seppero di questo fatto e invitarono la famiglia Tempesta Vogadri a Ferrara come ospite. E qui comincia la storia della presenza degli Avogadri a Ferrara, con la costruzione della chiesa avvenuta nel 1405. E io ho presso di me la bolla di Papa Martino V, datata 1417, con la quale si confermava la proprietà della chiesa di San Giuliano alla famiglia Avogari o Avogadri, e il gius patronato e la facoltà alla famiglia di nominare i sacerdoti e i chierici ivi officianti. Quindi un privilegio anche dal punto onorifico, non certo da ridere. Ecco. Un cordiale saluto a tutti. Oggi parleremo di Piazza della Repubblica, un luogo centrale della città di Ferrara, a pochi passi dal castello Estense, e tuttavia non solo i turisti, ma molti ferraresi ne ignorano la storia. Quindi noi cercheremo brevemente di riassumere le vicende che hanno caratterizzato questa piazza, che è un po' nel cuore di noi ferraresi. Bene, per parlare di Piazza della Repubblica e della sua storia, innanzitutto non si può non notare nell'angolo nord-est della piazza la chiesa di San Giuliano, di cui vi ha già parlato Paolo Sturla Vogadri nell'interessante intervista curata da Carlo Magri. Ma il mio compito è quello di soffermarmi brevemente su alcuni particolari architettonici e storico-urbanistici. Intanto vi ricordo che la chiesa di San Giuliano fu costruita nel 1405 da Galeotto degli Avogari, su di un terreno donatogli da Niccolò III d'Este, terreno ubicato a poca distanza dal luogo dove sorgeva la primitiva chiesa di San Giuliano, risalente al XII secolo, demolita poi per motivi strategico-militari in occasione della costruzione del castello Estense, eretto a partire dal 1385. Pensate che nella seconda metà del 1300, oltre alla demolizione dell'antica chiesa di San Giuliano, furono distrutte pure le case adiacenti che fiancheggiavano la strada di Borgonovo, di origine medievale, pavimentata in mattoni, che comprendeva l'attuale via Cairoli, ma che poi proseguiva anche sull'attuale piazza Castello, fin quasi alla chiesa di San Domenico. Come è emerso dagli scavi condotti nel 1991 dalla competente soprintendenza in Piazza Castello, pubblicati poi da Mauro Librenti, la chiesa primitiva, poi ricostruita nel luogo attuale, e le antiche abitazioni erano ubicate immediatamente a sud del castello Estense. Ritornando alla chiesa di San Giuliano, occorre ricordare che è senz'altro tra le più interessanti dal punto di vista tipologico.
Infatti, pur trasformata all'interno nel Settecento, mantiene sostanzialmente all'esterno l'aspetto gotico originario dell'inizio del XV secolo, sebbene alcuni elementi, come i cotti delle finestre, siano stati in gran parte sostituiti o integrati durante il restauro del 1895, quando fu tolto anche l'intonaco che fino a quel momento aveva ricoperto i prospetti. In questa foto, databile agli inizi del Novecento, vediamo la chiesa dopo i lavori di fine Ottocento. Ma analizziamo ora la facciata della chiesa di San Giuliano. Vediamo che, oltre al rosone e alle due finestre ogivali con archi in cotto decorati, si impone all'attenzione il raffinatissimo portale che si apre tra due pilastri, entrambi con guglia terminale. Sopra quella di sinistra si riconosce l'Arcangelo Gabriele, mentre sopra quella di destra la Vergine, evidenti richiami all'Annunciazione. Il portale è sormontato da una cuspide decorata a fogliame in puro stile gotico fiammeggiante, sovrastata dalla figura del Padre Eterno benedicente. Una chiesa prettamente ferrarese, direte voi. Però, se osserviamo bene la facciata, essa non rientrerebbe nei canoni dell'architettura locale di quel periodo, poiché secondo alcuni studi l'autore della costruzione sarebbe un architetto veneto o veneziano, viste le analogie tra il portale del nostro edificio di culto, che vedete a sinistra, e la lunetta posta sopra la porta della cappella Corner nella chiesa dei Frari a Venezia. Ma forse l'elemento di maggiore attrazione della facciata è l'altorilievo, un tempo sicuramente a colori, posto sopra il rosone, dove l'estroso scultore, attraverso un'ardita prospettiva, ha voluto rappresentare San Giuliano mentre si accinge a uccidere per errore i propri genitori che riposano nel suo letto nuziale, pensando di punire l'adulterio della moglie. Se però giungiamo dalla vicina piazza Castello, prima dello splendido prospetto principale, è il fianco della chiesa di San Giuliano a destare la nostra attenzione, poiché è scandito da lesene e nobilitato tra l'altro da un piccolo bassorilievo dell'inizio del Quattrocento con la crocefissione, posto in corrispondenza della quarta campata. Ora proviamo insieme a immaginare come fosse la piazza al tempo degli estensi, tornando indietro nel tempo fino al 1506, quando per ordine di Alfonso I d'Este fu costruita una grande beccheria di fronte alla chiesa di San Giuliano. Come si evince da un documento pubblicato da Adriano Franceschini, su quel terreno in precedenza sorgevano le cantine del Duca, i forni e gli uffici della Gabella Grande e delle Biade. L'ampia costruzione soppiantò la macelleria precedente, ubicata, secondo il cronista quattrocentesco Calefini, sotto i volti della Via Coperta, l'edificio risalente al 1471 che unisce il palazzo ducale, ora municipale, al castello Estense, più volte trasformato nei secoli. A volte, per errore, nell'edificio della beccheria è stato identificato l'arsenale delle artiglierie o grande fonderie Estense, che in realtà sorgeva a poca distanza, così come ci informa anche la storica Laura Graziani in un suo studio. La beccheria maggiore o beccheria grande, come spesso veniva denominata nel corso del Settecento e dell'Ottocento, aveva la facciata rivolta verso Piazza Castello e fu destinata fin dall'origine ad attività di macellazione dei bovini, degli ovini, ma anche a vendita di carne. Da alcune piante storiche, come quelle che vedete, dalle planimetrie ottocentesche e da alcuni studi, apprendiamo alcuni particolari riguardanti la beccheria. Beh, intanto osserviamo come l'edificio occupi gran parte dell'attuale Piazza della Repubblica, misurando in pianta, pensate, 25 per 36,50 metri. E come si evince dalla pianta della Leotti del 1611 a sinistra, la beccheria era divisa in tre navate da due ordini di colonne in cotto con capitelli e basi di marmo di stile ionico. Dunque, la beccheria aveva più l'aspetto di un tempio che di un mattatoio. Lo testimonia tra l'altro questa bella tempera su carta di Carlo Zavarini, artista del Novecento, che sulla base della documentazione storica ci mostra come doveva essere il pregevole fabbricato alla fine dell'Ottocento. E qui devo ringraziare il figlio Andrea Zavarini per aver concesso la visione di quest'opera in cui si coglie anche il pregio della costruzione cinquecentesca.
Si pensi poi che il Brisighella, nel suo manoscritto degli inizi del XVIII secolo, descriveva l'interno del macello come un luogo monumentale dove le molte botteghe erano distribuite lungo le navate, mentre la parete interna del muro della facciata era caratterizzata addirittura da un affresco di soggetto sacro di Sebastiano Filippi, detto Bastianino, ritoccato poi dal pittore Giacomo Parolini. Quest'ultimo figura di spicco della pittura ferrarese dei primi del Settecento. Infine, l'affresco fu distrutto dalle intemperie probabilmente già nella prima metà dell'Ottocento. Nelle vicinanze della Beccheria, soprattutto a partire dal XVIII secolo, sorsero numerose osterie e locande, favorite anche dalla presenza di un'importante posta dei cavalli e dalle stalle dei legati pontifici, ubicate sul lato occidentale del castello. Tra le più citate ricordiamo la taverna del Persico e la locanda del Pellegrino nelle immediate adiacenze della chiesa di San Giuliano, nonché l'ostello dell'Annunziata, ancora oggi destinato ad albergo, ubicato all'inizio di quella che in passato si chiamava Via delle Pecore, sul lato sud della macelleria, di cui fra breve parleremo. Come testimonia ad esempio questa pianta catastale del 1842, delimitavano la Beccheria, la via dell'Arsenale a nord, la via della Luna a ovest, la piazza dei Pollaioli, oggi piazza Castello a est, la strada delle Pecore a sud, all'imbocco della quale, come si vede, c'era un cavalcavia. E si vede molto bene in questa cartolina del 1890 circa. Probabilmente quest'ultima via doveva il suo nome al passaggio delle pecore condotte al mattatoio. Tale strada era molto stretta, anche perché si addossavano all'edificio della beccheria cinque bottegucce che, rendendo difficile il passaggio, furono demolite nel 1843. Medri, storico del Novecento, ci informa inoltre che verso la metà dell'Ottocento nella beccheria fu sospeso il commercio della carne e l'edificio, nonostante si trovasse in cattivo stato manutentivo, venne adibito ancora per qualche tempo alla vendita al minuto del pesce. Nel 1892 fu deliberata dal Consiglio Comunale la demolizione dell'ormai ex beccheria, divenuta pericolante, che venne distrutta completamente nel 1893, come testimonia tra l'altro questa rarissima foto. 2 anni dopo, cioè nel 1895, su quell'area fu aperta una piazza con giardinetto e fontana dedicata a Torquato Tasso, lavori eseguiti in occasione della commemorazione del terzo centenario della morte del grande poeta avvenuta a Roma il 25 aprile 1595. Nel 1927, al centro di quella che oggi è Piazza Repubblica, fu trasferito il monumento a Vittorio Emanuele II, composto dalla statua del sovrano e dalla statua allegorica di Ferrara collocata alla base, che prima, come vedete, si trovava sul sagrato della cattedrale. Cosicché la nostra piazza, ricavata dalla distruzione della beccheria, poi pescheria, venne ribattezzata al nome del re. Vi mostro alcune immagini degli anni 30 del Novecento, particolarmente interessanti a mio avviso, conservate nell'archivio del collezionista Alberto Cavallaroni, che ringrazio. Vedete questa cartolina del 1934 con il monumento al centro del giardinetto di quella che era stata denominata Piazza Vittorio Emanuele. Vedete poi questa rarissima foto della piazza, sempre degli anni 30. Questa cartolina presa dall'alto, particolarmente suggestiva, e ancora questa cartolina degli anni 30 con una visuale leggermente diversa. E aggiungo solo qualche particolare relativamente al monumento a Vittorio Emanuele II, che è un'opera in bronzo con basamento in materiale lapideo, questo monumento era stato realizzato nel 1889 dallo scultore piemontese Giulio Monteverde, protagonista della scultura italiana post-unitaria. Ed ora giungiamo al secondo dopoguerra. Nell'immediato dopoguerra, deposta la statua, l'area fu nuovamente ridotta a giardino con una fontana nel mezzo, quindi denominata Piazza della Repubblica. La statua di Vittorio Emanuele II fu trasferita
nel cortile interno del nostro Museo del Risorgimento e della Resistenza, per essere poi rimossa nel novembre 2020 assieme alla figura allegorica, e ora sono entrambe conservate momentaneamente nei magazzini comunali di Via Marconi, in attesa di una loro più consona ricollocazione dopo il loro restauro. Da questa foto del 1972 si evince che la fontana era costituita da una vasca in muratura con cornice in materiale lapideo. Lungo il suo perimetro fuoriuscivano dagli ugelli diversi zampilli d'acqua, mentre da un ugello centrale sgorgava uno spruzzo di maggiore altezza. A testimonianza della presenza della beccheria e di altri antichi manufatti, nonché delle varie stratificazioni storiche, nell'ambito degli scavi effettuati agli inizi del 2020 dalla società ERA, in prossimità del giardino di Piazza Repubblica, lato verso Piazza Castello, sono stati reperiti, tra l'altro, resti di muratura e ceramiche rinascimentali, attualmente allo studio della competente soprintendenza. Prima dei recentissimi lavori promossi dall'amministrazione comunale, ultimati nel marzo 2021, che hanno consentito il ripristino della fontana e la riqualificazione della piazza, l'ultimo importante intervento di sistemazione dell'area fu realizzato dal Comune nel 2004. E con queste belle immagini del giardino di Piazza della Repubblica, come si presenta oggi dopo i recenti interventi, si conclude questo viaggio nel tempo alla scoperta di un luogo particolarmente affascinante ed evocativo. Grazie dell'attenzione. Nella storia del cinema, alto su tutti spicca un titolo, Ossessione di Luchino Visconti, con Clara Calamai e Massimo Girotti. Girato nel 1942, segna una data storica, la nascita del neorealismo. Dal cinema di regime di quegli anni, rappresenta un primo passaggio, anzi il primo passaggio, che è caratterizzato anche da una nuova figura di regista, verso un'opera nuova, che pone lo sguardo, direi addirittura affonda lo sguardo in uno spaccato di nuove emergenti realtà sociali. Ma a parte questa brevissima introduzione, qui è importante ricordare come molti dei luoghi del film siano ubicati proprio nel nostro territorio. La parte che vi propongo, collocata nella seconda parte del film, è ambientata proprio presso l'attuale Piazza della Repubblica. È sufficientemente lunga, secondo me, per poter apprezzare i dettagli, i monumenti, il castello sullo sfondo, una rara vecchia automobile, un tipico gelataio e altre persone che l'animano. Allegria. Molto civetta. Dipende con chi, se qualcuno mi piace. Allora, ti piace?
Perché me lo domandi? Hai già di queste idee? Non è detta l'ultima parola. Sei di qui tu? No, anzi me ne andrò presto. Come, non sei di Ferrara? No. Allora torni a casa tua. A casa mia non ci posso più tornare. E ora dove andrai? Come è finito il contratto qui andrò a Como. Sono in arte, ballerina ma non solista. Se mi vuoi vedere faccio il numero degli Ussari. Sono la seconda della fila da sinistra, al Cinema Teatro Verdi. Sei una brava ragazza tu. Ho fatto bene a incontrarti. Mi accompagni al teatro? Ho la prova adesso. Non posso, aspetto qualcuno. Peccato. Grazie per il gelato, sei stata gentile. Gentili come me ce ne sono pochi. Piace? Stanno tutti a via Saraceno numero 15. C'era anche di meglio. Gino, Gino. Sa cosa succede? Il Bragana. Aveva un'assicurazione sulla vita. Me la pagano. Ma mi hanno fatto tante di quelle domande. In certi momenti è stato più difficile che con la polizia. Per fortuna tutto è andato bene. Sono 50.000 lire. Potremmo ingrandire lo spaccio. Un'assicurazione sulla vita. Vuol dire che, non lo so, lui moriva, tu potevi riscuotere i soldi. Ma è così. Almeno credo che queste cose funzionino in questo modo. Bello affare per la vita. Ma Gino, i soldi sono anche tuoi. E tu credi che io li voglia? Nemmeno vederli da lontano voglio. Perché venirmelo a dire soltanto adesso? Come facevo a dirtelo prima? Se neanche io sapevo niente prima di ricevere quella lettera. Ma non ne sapevi niente. Smettila di fare l'ipocrita almeno. E io bestia non aver capito cosa c'era sotto. Piccolina come te, che il regalo ti offre un stufo. Mi hai detto che volevi farla finita con me. Nei tuoi sogni di adesso capisco. Perché non sei voluta scappare con me? Erano questi soldi che ti arrestavano. Tu non ragioni in questo momento. Non ragiono. Quando mi accorgo che ti sei servita di me, solo perché avevi bisogno di uno che ti aiutasse. Se fosse stato solo per questo, avrei potuto trovarne un altro, più coraggioso di te. Ma il coraggio ci vuole. A fare quello che abbiamo fatto. Gino! Mi fa tutto così schifo che non potrò più guardarti in faccia. Stai attento a quello che dici. Mi vuoi anche ricattare adesso. Ti faccio vedere io se sono capace di andarmene. Gino! Trovati un altro per goderti quei soldi là. Io credo che con questa contestualizzazione, avvenuta grazie a questo recente intervento, possiamo dire di aver fatto un piccolo passo avanti in quella che è una delle funzioni principali del nostro concetto di urbanistica, che è quello di migliorare la vita dei cittadini, di migliorare la vita di coloro che frequentano le nostre piazze, le nostre strade, le nostre città. Sicuramente oggi, camminando per Piazza della Repubblica, sostando in questa piccola piazza, si ha una qualità di frequentazione che aiuta a vivere meglio.